mi permettevo di segnalare che quando è stata qui la Borgonzoni, io al contrario di quello che ho chiesto a Bonaccini, cioè ma com'è che non c'è il Partito Democratico accanto a te, alla Borgonzoni ho detto, tutti le dicono che in realtà la campagna elettorale sta facendo Salvini, perché oggettivamente abbiamo visto Salvini battere palmo a palmo, diciamo, in questo momento l'Emilia Romagna. Vero o falso? Assolutamente vero, è il metodo attuale è questo, il metodo è vincente, quindi tu non cambi una tecnica di marketing. Certo, che funziona. Che funziona, perché quando vendi un prodotto, perché lo presenti in un certo modo e se lo vendi, sei anche prudente nel cambiare la strategia. Difatti Matteo Salvini vive in campagna elettorale da sempre, possiamo dire, e l'ho dimostrato anche facendo il ministro degli interni, e questo modello piace agli italiani, cioè in questo momento dobbiamo prendere atto che agli italiani questo modo di dimostrarsi sempre sul pezzo, sempre con questo metalinguaggio da campagna elettorale, funziona, e questa cosa gli sta dando ragione, e probabilmente l'impatto che avrà su questa regione sarà fortissimo, perché il valore politico stavolta nazionale è enorme. No, tanto che le sardine hanno colmato il vuoto, che è quello dei partiti, cioè una volta erano i sindacati, i partiti a portare le persone in piazza anticipatamente. Le sardine, che sono un movimento civico fatto sicuramente da gente da giovani e meno giovani antisovranisti che rifiutano quel progetto politico di chiusura, poi chiamatelo come vi pare, di fronte al fatto che c'è un'assenza dei partiti, ha un richiamo anche identitario di una battaglia da combattere a favore dell'Europa contro i muri, lo ha fatto qualcun altro, c'è la famosa società ma civile. Che solo un sentire anche Brambilla su questo punto. Sapere, questo è. Le sardine, scusate, ma chi voteranno esattamente? Io non ho ancora capito bene. E poi secondo me se loro avranno questo ruolo presenteranno il conto. È evidente che sono persone che sotto la pioggia spontaneamente scendono in piazza perché sentono che c'è un pericolo, che è quello del sovranismo e del nazionalismo. Ho capito, Valenzio, ma con la porta pazienza, da una parte c'è una sinistra che è fatta solo da manovre di palazzo e dall'altra parte c'è una base che è solamente contro, e in mezzo non so è l'identità base, come direbbe, è un mondo libero, ecco, ma non è una base. Scusate, voglio chiedere a Pomicino, che tante ne ha viste, pur essendo un ragazzino.